perché rappresenta la vigilia del derby della capitale, della stracittadina. Un derby che sarà difficile, difficile perché le due squadre si equivalgono, anche se in classifica la Lazio è un punto sopra, ma sono due squadre complete, complete in tutti i reparti. La buona notizia è che Ciro Immobile sarà della partita, oggi si è allenato e la Lazio potrà schierare Inzaghi, potrà schierare questo giocatore che ha determinato la maggior parte delle gare della Lazio. Ha segnato tantissimi gol sia in campionato sia in Coppa, la Supercoppa che ci ha regalato poi il primo trofeo stagionale, e speriamo non sia soltanto il primo per questa stagione, ma domani è un'altra partita. Domani sarà una gara importante, domani sarà una gara che non è determinata dagli schemi, non è determinata dalla preparazione, non è determinata da nulla se non da quello che è l'approccio, quello che è la carica, che se dovesse essere troppa potrebbe essere addirittura controproducente. Se è poca, probabilmente, o a volte può essere anche un dettaglio non da poco. Sarà comunque il derby, e come ogni derby c'è un po' di tensione nei tifosi, nei giornalisti, anche perché chi fa questo lavoro come noi è tifoso, posso definirmi tifoso della Lazio, avendola seguita da quando sono bambino, e quindi c'è anche un po' di tensione. Personalmente non sono uno che sta lì e non dorme la notte. Ho finito di viverlo così ormai da quel 25 maggio, perché era la notte tra il 25 e il 26 maggio, chiaramente. Una volta terminato quel derby, sinceramente, ma non lo dico così tanto per dire, lo dico con estrema sincerità, da quando è terminato quel derby, da quando abbiamo vinto quella partita straordinaria, per me il derby assume un altro significato, un significato.